Buongiorno, ben ritrovati negli studi di Radio Adige TV per un nuovo appuntamento di Caffè Con e ovviamente un nuovo ospite. Ma che bello! Rimaniamo nel mondo dell'arte, a farmi compagnia oggi un attore, cabarettista, regista e chi più ne ha più ne metta, davvero artista, tante identità. Diego Carli, che è stato redarguito nel dire che qui è tutto finto, ecco, sì. Ha detto non dire che il tavolino è finto. Io non ce l'ho fatta. Non ce la fai. Scusate. C'è finzione anche scusate, qua. Scusate. Sì, comunque è giusto, quello che dice lei è giustissimo. Ecco, Diego Carli, veronese d'adozione, noi ci teniamo a dirlo. Esatto, naturalmente. Quindi sei diventato anche orgoglio nostro. Sono millennial d'adozione, perché sono ormai mille anni che sono qua a Verona, quindi. Ecco, tu sei triestino, poi hai scelto noi. Esatto, sì, sì. Fantastico. Diego Carli, vediamo se sei bravo a raccontarti in 30 secondi. Su questo tavolino finto? Va bene. Dai. Allora, io nasco come, diciamo, fumettista, disegnatore di fumetti, ma è mi vero. Mi mancava. E poi approdo al teatro quasi per caso, nel senso che forse è stata un'evoluzione logica, perché già scrivevo storie, ma soprattutto nel campo della comicità, perché io ho cominciato da giovanissimo a disegnare le strips comiche per varie riviste. E quindi il passo è stato, diciamo, quasi automatico, se vogliamo. E poi naturalmente la mia passione per il cinema, i miei studi che ho fatto, io ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto un biennio di cinema all'interno dell'Accademia, quindi mi sono sempre diviso tra il live e le produzioni con un sottofondo musicale, perché sei pure musicista. Sì, esatto, sì, questo sì. Suono tanti strumenti e suono tanti strumenti male, per dire, ma comunque. Dai, un artista a 360 gradi. Tu, Diego, ti fai conoscere poi al grande pubblico in realtà nel 2015 con la tua presenza sul set di Zelig. Allora, la prima edizione è 2005. E sì, sono approdato a Zelig e ho fatto 4 puntate molto divertenti, è stata una bella esperienza. E poi l'ultima edizione di Zelig sono tornato e abbiamo fatto con un altro gruppo l'esperienza è stata positiva. Immagino. Senti, sei passato dal mondo della risata, quindi dal cabaret e dal mondo della comicità, poi al mondo dell'horror. Spiegami questa cosa, perché abbiamo avuto qui ospite proprio con me uno scrittore che ha scritto un libro, Fanculo la paura, e quindi chi la paura le esorcizza, tu invece la cerchi, tu ci guazzi. Io la cerco e cerco di incuterla la paura. Ma diciamo che è stato un percorso parallelo, perché la mia passione per innanzitutto per il cinema, ecco, diciamo, ma poi il cinema di genere è sempre stato un po' il mio pallino, sia come fruitore, spettatore, che poi come regista e anche attore, perché mi sono cimentato in alcune cose, cortometraggi, e perché comunque per chi lo fa è divertente, cioè c'è una analogia tra le due cose. Io mi fido di ciò che dici, perché io se vedo non dormo più. Ma il bello è perché anzi io consiglio anche ai giovani attori di comunque cominciare con l'horror, perché ti dà una vastità di espressioni che poi ti aiutano per intraprendere dei ruoli un po' più introspettivi, se vogliamo. E quindi è una bella palestra, c'è da dire, sia per chi li dirige che per chi recita davanti alla camera. Ecco, lavori recenti, tu sei stato sul set di uno spot per Disney. Sì, esatto. Faccio Babbo Natale, non mi riconoscerete, però ho lavorato con Stefano Fresi, che è simpaticissimo, abbiamo anche improvvisato, abbiamo fatto delle gag insieme non previste, che al regista piacevano, vediamo cosa. Ancora non l'ho visto, a dire la verità, vediamo un po' che cosa ne è uscita. Poi sarai nella prima puntata dell'Alligatore, Fiction, sì, Rai. Esatto, la prima puntata dell'Alligatore, l'esperienza che ho avuto è stata positiva, ma mi hanno menato, perché la scena era abbastanza fisica, per cui avevo un stunt coach che mi spiegava, ma ci mettiamo la protezione, no non serve, mettiamo il tappetino che devi cadere, no non serve. Alla fine mi hanno menato, mi hanno buttato a terra, sono tornato con le ossa rotte. Davvero? Sì, senza veramente. Finzione. Esatto. E poi c'è una nomination David Donatello in un film indipendente dove sei stato co-protagonista. La Val che urla sarà presente, gareggerà tra i 10 lungometraggi
quindi gareggerò, mi dispiace per loro perché vincerò io il premio naturalmente per con Elio Germano e con non me lo ricordo l'altro, comunque insomma tanta roba. Elio Germano, Pier Francesco Favino, che anche lui è presente con un film, quindi signori, arrivo io, tanta roba, naturalmente scherzando, è un onore, è anche una sorpresa, devo dire la verità. E poi c'è uno scuppone. Qua per noi, Caffè con... Signori, io divento santo. Divento sarà santo. Diego Cari sarà San Zeno in una docu-fiction. Che gireremo a gennaio-febbraio per la regia di Mauro Vittorio Quattrina, che è un regista di fiction e documentarista, lui molto molto bravo, molto attento, molto preciso, uno storico, e quindi sono non solo orgoglioso ma veramente entusiasta di questo progetto, che quando diciamo mi è stato proposto non potevo assolutamente non dire di no, anzi io proprio sono rimasto quasi un po' basito, e felicemente ti mancava questa identità della santità. Sì, perché di solito onestamente mi prendono o per fare dei ruoli nel cinema come attore cattivo. O cattivo o il commissario, mi fanno o il cattivo o il commissario non lo so perché, e questa, cioè il santo è una cosa che mi mancava, e darò il meglio di me con l'intermezzo allegro di Babbo Natale. Sì, esatto. Senti Diego, non mi resta che farti un grossissimo in bocca al lupo. Benissimo. Per tutti i tuoi progetti e tutto quello che verrà. Ok. Grazie per averci fatto compagnia. Vi do la mia benedizione. Grande, si sta già allenando. Esatto. E noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia oggi. Vi diamo appuntamento domani, 640 di Digitale Terrestre. Una buona giornata con la musica di Radio Adige. Ma soprattutto comprate dei tavolini veri.